Buon pomeriggio e benvenuti all'ultimo appuntamento di Dietro gli Scarabocchi, la rubrica della Biblioteca per ragazzi Casa di Piedi Frascati. Siamo giunti al termine di questi incontri e oggi analizzeremo l'ultimo test che viene generalmente preso in esame quando si tratta di grafismi e di analisi dell'interpretazione grafica dei bambini, che è appunto il test della famiglia. Il test della famiglia è importante perché, al di là della esecuzione grafica più o meno riuscita, è ciò che permette di individuare gli aspetti positivi o negativi che possono influenzare la crescita del bambino. Perché? Perché è di importanza fondamentale per la crescita psicologica, intellettiva, cognitiva del bambino, il modo e soprattutto della personalità del bambino, il modo in cui lo stesso vive i suoi rapporti con i familiari, così come lui li percepisce, così come lui è in grado di instaurare positivamente o negativamente delle relazioni con i membri della sua famiglia, sia a livello conscio sia a livello inconscio. Questo perché? Perché la famiglia rappresenta, a prescindere dallo status sociale, a prescindere dalle condizioni culturali o ambientali tipiche di ogni famiglia, quindi ogni famiglia è a sé, rappresenta, diciamo, il luogo in cui le esigenze psico-emotive, cioè di protezione, di affetto, di sicurezza, e le esigenze sociali del bambino vengono in qualche modo accolte ed integrate. Così come tutti gli altri test di cui abbiamo parlato, quindi quello della figura umana, dell'albero, della casa, è importante sottolineare che non basta un disegno per ottenere una completa valutazione psicologica, però sicuramente l'analisi del modo in cui il bambino vede e disegna la propria famiglia sicuramente può essere un buon indicatore del suo modo di vivere le relazioni all'interno della stessa e quindi poi successivamente proiettarle anche all'esterno. Quando un bambino disegna la sua famiglia, in realtà ci sta mandando due messaggi fondamentalmente. Uno è l'autodefinizione di se stesso, che può essere diretta o indiretta, cioè così come lui si vede o così come lui vorrebbe essere visto e vorrebbe essere l'immagine che vorrebbe dare di sé. Stessa cosa è il modo in cui lui, attraverso il disegno della famiglia, ci vuole far arrivare il messaggio di come lui vede la sua famiglia e quindi poi di conseguenza come lui si sente all'interno della sua famiglia in relazione ad ogni singolo membro della stessa. Quando si analizza il disegno della famiglia, si prende in esame l'aspetto grafico, che quindi dipende anche in questo caso dall'età, quindi la maggiore o minore capacità o sviluppo delle capacità grafiche, quindi strettamente pratiche, del disegno. Il livello formale, cioè così come lui disegna le immagini dei singoli membri della famiglia stessa. E se non c'è una buona corrispondenza dal punto di vista formale e si è appurato che non ci sono dei problemi a livello cognitivo o intellettivo, il fatto che non ci sia un buon livello formale può rappresentare una sorta di inibizione. A lungo andare potrebbe essere anche indicatore di dislessia, ma sicuramente si potrebbero ipotizzare dei rapporti difficili con la famiglia. Infine, l'altro aspetto che deve essere preso in considerazione è il contenuto. Sicuramente il contenuto è l'elemento più importante, quindi bisogna tener conto sia della composizione della famiglia, sia per esempio se lui elimina in maniera più o meno voluta alcuni personaggi, e questo potrebbe in qualche modo indicare una sorta di devalorizzazione, scusate, o comunque negazione di alcuni membri della stessa famiglia. Oppure potrebbe succedere che non si disegna lui come elemento della famiglia. Questo spesso succede quando è presente un handicap, quindi è una sorta di rifiuto di se stesso e della propria problematicità. Quindi comunque è un indicatore di maladattamento o di non accettazione o di non sentirsi accettato all'interno della famiglia stessa.
Sicuramente uno degli elementi più importanti da prendere in esame è la posizione che il bambino si dà all'interno della famiglia, quindi rispetto ai familiari, perché questo indica i legami affettivi, sia come vengono vissuti realmente dal bambino, sia come vengono vissuti in maniera inconscia, così come la grandezza o la piccolezza dei personaggi indica più o meno la presenza o l'assenza reale o vissuta come tale dei vari personaggi. I personaggi raffigurati come più vicini a se stesso sono quelli con i quali lui sente maggiore affinità, con i quali prova una certa vicinanza affettiva. Quelli invece lontani o che comunque stanno svolgendo delle attività autonome che non c'entrano niente con il resto della famiglia, stanno ad indicare dei rapporti difficili con questi personaggi. Quando poi il bambino si disegna tra i genitori è un indicatore di bisogno di protezione. Adesso, così come abbiamo fatto con il test per gli alberi, dell'albero, della famiglia, della casa, e della persona, della figura umana, prendiamo in esame proprio specificatamente tutti gli aspetti che potrebbero essere importanti per un'adeguata interpretazione di questo disegno. Ciò che viene, osservato principalmente è il personaggio che viene disegnato per primo. Questo personaggio è un personaggio verso il quale il bambino prova sicuramente maggiore affetto, maggiore affinità, tende ad identificarsi con questo personaggio, può anche avere una sorta di ammirazione nei suoi confronti. Se poi, osservando più disegni e si nota che il bambino tende a disegnare sempre e soltanto questo personaggio per primo, questo aspetto potrebbe trasformarsi in un senso di ansia, cioè di non essere all'altezza, per esempio, nei confronti di questo personaggio. Vedete, questo è un esempio di personaggio che viene disegnato per primo. Vedete, questa è la mamma, e anche le dimensioni sono diverse, vedete? Cioè, comunque è non di tanto, ma più grande rispetto agli altri personaggi. Quando è lui ad essere disegnato per primo, è indicatore di egocentrismo, che abbiamo detto fino ai 5-6 anni può essere comunque un elemento normale perché nello sviluppo della personalità del bambino l'egocentrismo è un elemento fondamentale, che però deve essere in un certo senso abbandonato. Quindi se questo elemento persiste, vuol dire che persiste anche questa percezione di se stesso sempre al centro dell'attenzione ed è un indicatore della difficoltà da parte del bambino di staccarsi, dalla famiglia. Se invece lui si disegna all'ultimo posto, è un indicatore di svalorizzazione di sé. Potrebbe essere, per esempio, una eccessiva timidezza, una chiusura, una difficoltà di esprimere i propri sentimenti, la propria affettività. E in questo caso, quindi, il bambino ci sta mandando un segnale per cui ha bisogno di qualcuno che lo aiuti a costruirsi, un'immagine positiva di sé. Questi sono altri esempi in cui, per esempio, vedete qui il bambino si disegna per primo, mentre qui, in questo caso è una bambina, si disegna per ultima. Quindi anche mentre qui vedete la differenza con gli adulti, non è tantissima, in questo caso invece c'è una netta distinzione, tra sé disegnata per ultima e i due altri membri che sono il papà e la mamma. Quando viene escluso volontariamente uno o più membri, della famiglia, ci troviamo di fronte ad un rifiuto, ad una non accettazione di quella persona, di quell'elemento. Spesso si possono riscontrare questo tipo di disegni quando arriva un nuovo fratellino in famiglia e quindi il bambino vive sicuramente un momento di angoscia, un momento di paura di perdere l'affetto da parte dei suoi genitori e quindi che cosa fa? Tende ad escludere più delle volte il fratello o alcune volte esclude se stesso o esclude l'elemento di maggiore attaccamento che potrebbe essere la mamma. Quando
quando invece aggiunge dei personaggi che non fanno parte della famiglia, che possono essere personaggi immaginari, quindi supereroi, o magari i personaggi delle fiabe, in questo caso ci troviamo di fronte ad un momento di compensazione. È come se il bambino in quel momento stesse vivendo un senso di solitudine. È un indicatore di vuoto affettivo, quindi lui si sente, in un certo senso solo emotivamente, quindi deve compensare introducendo all'interno del suo disegno degli elementi che di fatto non c'entrano niente con la sua famiglia. È come se non si sentisse totalmente ascoltato e soprattutto se non sentisse ascoltate le sue necessità e quindi ha bisogno di altri personaggi che in un certo senso creino una compensazione. Quando alcuni personaggi vengono disegnati molto piccoli, in realtà ci troviamo di fronte ad una situazione in cui il bambino vive quei personaggi disegnati molto piccoli come dei potenziali rivali, o comunque sono vissuti come tali dal bambino. Non può eliminare questi personaggi, che magari potrebbe essere un fratello, potrebbe essere un adulto con il quale lui si sente in competizione, non lo può eliminare perché fa parte della sua famiglia, però allora che cosa fa? Lo disegna molto molto piccolo. Questo è un esempio, vedete, di in cui non so se lo vedete, c'è un personaggio che è particolarmente piccolo e infatti molto spesso potrebbe essere il fratello appena arrivato o comunque con il quale ha una sorta di contrapposizione. Quando un personaggio viene collocato in disparte, poi magari vi faccio vedere meglio, dopo, alla fine dell'interpretazione, diversi disegni. Quando un personaggio viene collocato in disparte, si ha la sensazione di un mancato inserimento di questo personaggio nella famiglia. Quando si tratta di interpretazione può essere reale o vissuto come tale questo mancato inserimento, però è un indicatore del fatto che il bambino nei confronti di questa persona non riesce ad instaurare un rapporto o quantomeno un rapporto lineare, un rapporto positivo, non riesce a creare dei legami intensi con questa persona. Quando poi viene invece volutamente cancellato un personaggio, questo è un indicatore di insofferenza, insofferenza verso se stesso, ma anche verso uno dei componenti, in particolar modo di quello che viene cancellato. È un'insofferenza che non riesce ad esprimere in maniera lineare, anche perché teme il giudizio da parte dei genitori o comunque delle figure di attaccamento, quindi ha paura di essere giudicato negativamente e allora che cosa fa? Cancella questa figura. È come se ci fosse una sorta di conflitto tra desiderio e rifiuto, il desiderio di essere accettato e il rifiuto di questa persona. Non riesce a trovare un equilibrio e allora cancella volutamente questo personaggio. Non so se riuscite a vederlo perché i disegni qui sono un pochino con un tratto leggero, però ecco, vedete, in questo caso è appena delineato, in questo caso è il papà, quindi è come se lui lo avesse volutamente disegnato e poi cancellato. Quando invece un personaggio è sproporzionatamente grande rispetto agli altri, vuol dire che il bambino vive quella figura non positivamente, ma la vive come dominante, come opprimente, alla quale quindi bisogna obbedire senza discutere. Quindi magari potrebbe essere un membro della famiglia che nei confronti del bambino applica un'educazione molto rigida. Questo, per esempio, un disegno in cui vedete la figura della mamma è sproporzionalmente grande rispetto agli altri personaggi.
Così come avevamo visto nel test della figura umana, a volte nel disegnare le persone, i bambini potrebbero omettere delle parti, degli organi costitutivi della figura umana. Per esempio, se omette braccia o mani, è un modo per punire in un certo senso questo personaggio, che viene considerato come minaccioso. In realtà è anche un indicatore di sessualità, quindi spesso questo tipo di disegni si riscontrano nella preadolescenza o nella prepubertà, quindi il senso di colpa nei confronti degli istinti sessuali che non vengono ancora vissuti in maniera adeguata dal bambino e quindi scatta il senso di colpa. Comunque, l'omettere questi organi, quindi braccia o mani, è un indicatore di punizione, punire il personaggio che viene considerato come minaccioso. Ecco qua, questo per esempio è un esempio, vedete, in questo caso i due bambini sono senza mani, volutamente senza mani, quindi non è un'omissione su tutti i personaggi perché mamma e papà ce l'hanno, ma i due bambini invece sono senza mani. In questo caso probabilmente c'è stata anche l'eliminazione di se stesso, questi due saranno sicuramente i fratellini. Quando nel disegno vengono aggiunti gli animali, anche in questo caso l'avevamo detto anche nel test della casa e nel test dell'albero, se è un bambino che ha all'interno della famiglia gli animali, bisogna anche in un certo senso contestualizzare questo aspetto, quindi magari li disegna perché li considera parte integrante della famiglia. Quando però questi animali cominciano ad avere un ruolo predominante nel disegno, vengono ossessivamente disegnati, quindi disegnati in continuazione, allora ci potrebbe essere un significato nascosto e questo significato potrebbe essere che lui sta camuffando in un certo senso l'aggressività verso uno o più membri della famiglia. E che cosa fa? E proietta questa aggressività sugli animali, perché gli animali comunque vengono in un certo senso identificati come degli esseri che possono sviluppare l'aggressività. E allora utilizza l'animale per poter camuffare questa aggressività. Vedete, in questo caso non si vede molto bene, qui sono disegnati due animali. Generalmente quando gli animali fanno parte della famiglia c'è l'indicazione o del nome o di una caratteristica specifica del proprio cane, che ne so, orecchie grandi, un particolare collare, una coda in un certo modo, mentre in questo caso, vedete, non so se riuscite a vederlo molto bene, sono abbastanza anonimi, cioè sono due animali, con nessuna caratteristica particolare. Quindi sicuramente in questo caso il messaggio che il bambino ci sta dando è quello di un'aggressività camuffata. Ho detto già nel disegno precedente, in cui molto probabilmente il bambino ha escluso se stesso, che cosa vuol dire escludere se stesso? Escludere se stesso vuol dire che il bambino ha una scarsa stima di sé, vive un senso di non appartenenza nei confronti della famiglia, si sente fondamentalmente escluso. Le motivazioni di questa esclusione possono essere varie, un'educazione troppo rigida, quindi la paura di minacce o di punizioni, la sensazione di non essere lui il prediletto e quindi questo tipo di disegno potrebbe venire fuori nel momento della nascita di un fratellino, quindi per esempio appunto la gelosia verso fratelli. E spesso questo tipo di disegno porta con sé anche delle regressioni comportamentali. Spesso i genitori notano che quando arriva in famiglia un nuovo membro, il bambino più grande, il fratello più grande, regredisce a dei comportamenti infantili, quindi suzione del dito, enuresi, difficoltà a dormire la notte. Quindi spesso può essere collegato a questo elemento di difficoltà.
Quando poi il bambino si differenzia, scusate, si disegna con un'identità sessuale diversa dalla sua, quindi un bambino si disegna come una bambina e viceversa una bambina si disegna come un bambino, potrebbe essere un indicatore del rifiuto del proprio corpo, ma soprattutto dell'accettazione del ruolo sessuale. Questo tipo di disegno si riscontrano in particolar modo nel periodo prepuberale, quindi nel momento dello sviluppo sessuale, delle difficoltà a gestire gli istinti e le stimolazioni sessuali, e quindi rifiuta la propria sessualità e si disegna come il sesso opposto, quindi cercando in un certo senso di compensare. Se un bambino si rifiuta di disegnare la sua famiglia, quindi può succedere che viene chiesto a un bambino mi disegni la tua famiglia e lui si rifiuta in maniera anche oppositoria di fare questo, può essere un indicatore di un forte disagio, di una scarsa partecipazione emotiva alla vita familiare. Probabilmente è una famiglia in cui c'è poco dialogo, in cui c'è un'educazione molto rigida, in cui il bambino si sente di dover solo ed esclusivamente seguire delle regole, non si sente accettato, non si sente coinvolto in una affettività comprensiva. Quindi, quando viene chiesto al bambino di disegnare una famiglia e lui si rifiuta, sta manifestando un blocco che lo inibisce e quindi che nasconde dietro di sé qualcosa di un po' più grande, che quindi può essere appunto una difficoltà di accettazione, di sentirsi parte di questo gruppo familiare. Se alla richiesta di disegnare la propria famiglia, lui disegna una famiglia di animali, e questo succede anche abbastanza spesso, è un indicatore del scarso senso di appartenenza, di una sofferenza reale o vissuta come tale, che porta il bambino a sentirsi inibito nell'espressione dei propri sentimenti. Che cosa fa? Maschera la propria sofferenza attraverso un'altra maschera, che è quella dell'animale al posto della sua famiglia. Questo può essere un esempio, vedete, di richiesta di disegnare una famiglia e lui disegna una famiglia di pesci. In realtà è un elemento abbastanza comune quello del disegnare una famiglia di animali, ripeto, fa parte dello sviluppo del bambino, il fatto di non sentirsi accettato, il fatto di dover seguire delle regole. Man mano che si cresce, il bambino deve necessariamente adattarsi ed adeguarsi a delle norme sociali condivise. Ripeto, il problema sussiste e si può parlare di problema quando questo tipo di disegno si ripete in maniera quasi ossessiva e in maniera quasi continuativa. Se per esempio si rifiuta di colorare la famiglia, quindi disegna la sua famiglia ma la lascia in bianco e nero, può essere un indicatore di apatia, di freddezza dei sentimenti dovuta per esempio a degli avvenimenti che hanno irrigidito, hanno raggelato in un certo senso il bambino. Anche in questo caso può essere un indicatore di un'educazione troppo rigida, del fatto che bisogna seguire delle regole senza che ci sia una spiegazione al motivo per cui queste regole devono essere seguite. O viceversa può essere anche un'educazione eccessivamente libera, quindi il bambino non si sente, diciamo, supportato dalla famiglia. Questo può essere un esempio di famiglia lasciata in bianco e nero. Vedete, i dettagli sono molto precisi, ci sono tutti i membri della famiglia, anche la posizione è abbastanza giusta, però il bambino in questo caso si è rifiutato di colorare i membri della sua famiglia. Così come nel test della figura umana avevamo messo in evidenza che un elemento importante da prendere in considerazione è il cappello, anche in questo caso può succedere che il bambino disegni un cappello sulla testa di uno o più membri della sua famiglia. Generalmente, i cappelli vengono disegnati sulla testa del papà e rappresenta, un senso di oppressione.
un peso che non gli permette di crescere liberamente, quindi anche in questo caso ad una figura vissuta come opprimente, quindi con la quale non ci si riesce ad identificare, ma come una figura magari eccessivamente rigida, una figura che dà delle regole dalle quali non si può uscire e quindi è una figura non negativa, ma è una figura che non permette una libertà di espressione al bambino. Questo, vedete, è un esempio di papà con il cappello in una famiglia disegnata appunto da questo bambino. Quando uno dei personaggi mette le braccia intorno al collo ad un altro membro, in realtà il bambino non sta raffigurando un affetto, una sensazione di affetto, ma una sensazione di essere trattenuto, di non essere libero di agire come meglio crede, almeno anche nel suo piccolo. Quindi, per esempio, indica in un certo senso il vincolo che l'adulto impone al bambino, indica il vincolo che l'adulto pone alla sua possibilità e volontà di socializzazione. Allora, non è che il braccio intorno al collo deve essere nei confronti del bambino, in questo caso che si sente oppresso, che si sente, diciamo, non in grado, non libero di socializzare. Spesso il braccio intorno al collo è disegnato tra i due membri più grandi della famiglia, quindi tra i genitori, però è proprio la simbologia, di quel disegno che sta a raffigurare questo. Vedete, in questo caso, il papà ha le braccia intorno al collo alla mamma, la bambina si trova in una posizione secondaria, però il messaggio che la bambina in questo caso ci sta, mandando è proprio questo, è quello di mancanza di libertà nell'esprimere le proprie idee, i propri punti di vista e di poter socializzare in maniera libera con l'esterno. Quando poi i personaggi quindi i membri della famiglia vengono disegnati all'interno di una cornice, il bambino ci sta dicendo che vive la sua famiglia come una famiglia in cui è presente un'educazione troppo rigida, tutto è dovere, senso dell'ordine, regole formali, non c'è spontaneità, non c'è comunicazione. Il bambino non riesce a vivere liberamente i suoi sentimenti, ma anche le sue pulsioni legate all'età, e quindi qui scatta anche il senso di colpa, magari nel periodo, diciamo, prepuberale. E questo potrebbe in qualche modo portare ad una maggiore aggressività da parte del bambino, una tendenza alla litigiosità, una vivacità eccessiva, una voglia esplosiva di evadere e quindi di uscire dai confini della propria famiglia. Vedete, anche se in questo caso la famiglia è tutta sorridente, no? Sembra che ci sia una forte armonia, in realtà poi c'è questa chiusura di questa cornice che oltretutto è ben caratterizzata, cioè non è un quadrato punto e semplice, ha poi tutti i ghirigori all'interno, quindi il bambino vuole che noi focalizziamo l'attenzione proprio su quell'aspetto e quindi su quel senso di chiusura che lui sta vivendo. Quando poi all'interno del foglio i membri della famiglia vengono disegnati in maniera dislocata, che hanno occupazioni diverse, magari che si trovano in stanze diverse, il bambino ci sta comunicando, ci sta dicendo che vive una mancanza di comunicazione all'interno della sua famiglia, o quantomeno è una comunicazione frammentaria. Vive la famiglia in modo impersonale, quasi come un estraneo, diciamo così. E questo può portare a lungo andare a comportamenti opportunistici o comunque egoistici, perché vive la famiglia come un qualcosa di separato, come se non ci fosse condivisione o la necessità di condivisione all'interno della sua famiglia. Ecco, vedete, questo è un esempio di personaggi dislocati in punti diversi del foglio ed è evidente che ogni personaggio sta facendo qualcosa che non mette assolutamente in comunicazione l'uno con l'altro. Infine, anche qui ritorniamo al test della figura umana, in cui oltre al cappello bisognava porre attenzione anche alla presenza o meno di bottoni. Quando
Quando su un personaggio, su più personaggi, viene disegnata una fila di bottoni, il bambino vuole dare un'importanza affettiva a quel personaggio. Indica un legame sicuro, un legame che dà sicurezza, serenità con quella persona. Logicamente bisogna anche prendere in considerazione l'età. Se persiste dopo i 12 e i 13 anni, può rappresentare un'eccessiva dipendenza nei confronti di questa persona. L'incapacità a staccarsi in maniera adeguata da questo legame e quindi la difficoltà a sperimentare la propria autonomia, quindi difficoltà anche nella socializzazione. Vedete, questo è un esempio di disegno in cui evidentemente questi due personaggi sono legati dai bottoni e quindi nonostante il bambino tenga la mano al papà, il legame che lui sente più forte è nei confronti della mamma e non tanto nei confronti del papà. Come al solito vi darò dei consigli di lettura che troverete nel post successivo a questo, per esempio il disegno della famiglia, test per bambini di Louise Corman, io tra di loro, la famiglia attraverso i disegni dei bambini affetti da patologie gravi di Vito Ferri e il test del disegno della famiglia di Castellazzi. Spero che questi incontri vi siano piaciuti, vi abbiano dato modo di poter conoscere e comprendere mo meglio il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza e vi aspetto nelle prossime rubriche. Buon pomeriggio a tutti!